Si sono presentati con il loro videoclip, a questo punto andiamo a conoscere gli ospiti di oggi. Eccoli qui, sono gli Holofernes, grazie ragazzi per essere venuti a Music Market. Grazie a te dell'invito. Grazie a te. Allora, io comincio subito con la prima domanda, come mai questo nome Holofernes? Beh, Holofernes è un nome che ci ha ispirato fin dall'inizio, soprattutto per la nostra voglia di unire alla musica altre forme d'arte, tra cui la pittura. Giuditta che decapita Holofernes, un quadro del Caravaggio meraviglioso, che abbiamo amato, che volevamo come copertina. Oltretutto è un nome musicale, storico, pieno di simbologie, diciamo che un po' riassumeva alcune nostre caratteristiche poetiche e musicali. Ecco, da lì siamo partiti. Allora, voi siete più o meno zona, nelle Marche, zona Chiaravalle. Sì. Allora, io vi chiedo un po', come faccio tutti subito così, di impatto, prima di parlare proprio della vostra carriera, e vi chiedo il vostro rapporto con le Marche, con la regione, con quello che è suonare proprio nelle Marche, fare musica dal vivo, perché voi siete un gruppo che fondamentalmente parte proprio per suonare dal vivo, cioè avete una formazione mica da poco. Hai pienamente ragione, tanto che io ed Alessandro, che abbiamo, come dire, inizialmente fondato questo gruppo, ci siamo ritrovati nelle famose famigerate cantine per fare qualcosa di diverso, e dal locale ci siamo un po' aperti. Oggi suoniamo in tanti posti d'Italia, abbiamo suonato all'estero, ma non abbiamo mai abbandonato le nostre radici, anche musicali, tanto che alcune sfumature della nostra musica ricordano un po' la nostra tradizione, se vogliamo, ovviamente rivisitata in chiave moderna e contemporanea. Quindi praticamente pop folk con un repertorio che è fondamentalmente il vostro, quindi sono vostre canzoni, se non sbaglio. Sì. Però c'è anche qualcosa, qualche cover, non so, ditemi voi. Sì, non abbiamo inserito delle cover nei nostri dischi, solitamente facciamo, ecco, discograficamente solo cose nostre. Ovvio che dal vivo cerchiamo a volte di proporre brani dei grandi autori che ci hanno anche sempre più condizionato. Ad esempio, a volte succede di fare una cover di De André, recentemente abbiamo proposto una nostra versione della PFM di Impressioni di Settembre, quindi capita che gli artisti che più in qualche modo ci hanno influenzato a volte vengano ricordati e richiamati nei concerti dal vivo per il pubblico. Allora, dunque, noi abbiamo già passato alcuni vostri video, quello di oggi, se non sbaglio, quello che abbiamo appena passato, è il vostro primo video. Sì, è il nostro primo video del brano chiamato Elfish Tree, contenuto appunto nel nostro anche primo CD. La regia è di Vito Rubino, è un video molto particolare, come avete visto, è girato interamente in una unica location, una stanza, e poi trattato, come avete visto, in bianco e nero, e questo uso del rosso che richiama, diciamo, in maniera metaforica anche un po' il testo e il contenuto della canzone. Ecco, a questo punto io vi chiedo proprio degli album, perché se siete al terzo video significa che avete anche tre album, o sbaglio? 3, 4, 2, 1? Quasi, nel senso che il primo video è appunto tratto dal nostro primo album, chiamato Holofernes. Il secondo album è chiamato Le parole del vento, e da lì abbiamo tratto invece due video, uno per Coloro Racè, con la regia di Andrea Antolini, e uno dell'Albero di Alluminio, con la regia di Antonio Lucarini, con il quale è stato un onore collaborare, perché, diciamo, ha firmato anche video per Skin, Marlene Kanz, PGR, quindi ci ha dato un'iniezione di fiducia anche nel futuro, ecco, questa sorta di collaborazione artistica con lui. Quindi immagino che comunque con tre album abbiate anche girato parecchio in Italia, all'estero. Dove siete stati? Dai, sì, noi ci riteniamo musicisti fortunati, abbiamo lavorato tanto, però ecco, fin dal primo disco, che poi è stato prodotto da un'etichetta milanese che è la Ethnoworld, siamo riusciti a lavorare con la nostra musica, diciamo. Abbiamo viaggiato per tutta Italia, abbiamo fatto importanti festival, nel 2005 siamo stati in Sud America, in realtà in Argentina, un'esperienza meravigliosa che è nata da una collaborazione con il comune di Chiaravalle e la provincia d'Ancona, in qualche modo. Tornando ai discorsi di come non abbiamo abbandonato le radici anche nei rapporti che ci portano a suonare, il Ministero della Cultura argentina ha accettato il progetto e siamo partiti per questo tour fantastico per la regione di Corrientes. Abbiamo toccato tante città, abbiamo suonato in tanti luoghi, in tanti posti, percorrendo il fiume Paraná, addirittura, tanto che una canzone che si troverà nel nuovo disco si chiama Piedra del Paraná, e lì comprendi che stai facendo, secondo me, qualcosa di importante e che sei felice. Quindi vi è rimasta proprio l'Argentina. È rimasta nel cuore, gli incontri. Questo mix Marche-Argentina con gli Holofernes, devo dire che, insomma, ha avuto i suoi effetti. Sì, abbiamo scoperto tante cose, che tante similarità tra due paesi lontani, ma allo stesso tempo così vicini, a volte anche musicalmente.
Progetti per il quarto album ci sono ovviamente, io non lo dico, ma lo dico. Sì, cioè, sì. Come diceva Alessandro, diciamo ci sono, questo in realtà è, come dire, prodotto il terzo album, anche se sì, già stiamo lavorando comunque vada a quello successivo, ci mandiamo sempre un po' avanti con il lavoro, ma il terzo verrà presentato prossimamente, è quasi terminato e siamo tutti molto eccitati da questo, perché la lavorazione di un album è come un parto ovviamente, quindi si sta lavorando sodo per un album con circa 10 canzoni. Allora, gli altri ragazzi del gruppo sono? Allora, vai, spara. Oltre a Giacomo e a me, che sono Alessandro, c'è Gianluca Agostinelli alle chitarre, Giuseppe Cardamone al violino e Marco Medici alla batteria e percussioni. Ecco, quindi insieme, come dicevamo anche prima, facevamo capire, non siete proprio la classica pop band, ma una band pop folk, quindi anche con degli elementi come il violino che comunque portano, riportano, danno delle altre ambientazioni, delle altre atmosfere sicuramente. Allora, ricordiamo anche un po' il vostro sito, così magari chi ci sta guardando in questo momento potrà anche seguire meglio un po' il tutto sul vostro sito ufficiale, che è www.oloferne.com. E abbiamo anche il MySpace, che è www.myspace.com/oloferne. E ringraziamo Romina, tra l'altro, per quell'occasione, perché è lei che cura la MySpace, mentre Alessandro si occupa più della parte riferita al nostro sito internet. Certo, bisogna sempre avere un contatto proprio diretto con i fan. Poi tra l'altro, tramite anche il nostro sito, insomma, ci sono i link, i riferimenti, io lo dico sempre. Tramite il nostro, comunque beccate tutti. Ok, allora ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto e naturalmente quando avrete nuove notizie tornate qui a Music Market, ok? Noi ringraziamo te, ringraziamo Music Market per questa opportunità che ci ha dato, che per noi è importantissima, è un onore veramente essere qua, e non sono parole spese al vento, ma chi si occupa secondo noi della musica del territorio svolge un vero e proprio ruolo anche socialmente e culturalmente utile. Grazie a chi ci segue ai concerti, veniteci a trovare e viva Music Market. Alessandro, non so. Grazie a tutti, ha già detto tutto Giacomo. Alla prossima, okay. Ciao. Ciao.